abbiamo parlato prima, cosa c'è qui? Ah sì, Lot, c'è ancora lì Lot. Allora, siccome il padre di Lot muore presto, Aran muore presto, Lot rimane orfano e Abramo se lo piglia assieme. Se lo piglia assieme, se lo porta in terra di Canaan, poi si accorgono che i loro due popoli, cioè insomma i loro due clan, sono troppo numerosi per stare assieme, quindi si dividono, Abramo sta da una parte, dice tu Lot vai in altre terre, no? E Lot si sposta appunto nel territorio di Sodoma e Gomorra. E nel capitolo 18 della Genesi, Abramo sta seduto all'ombra della sua tenda e vede arrivare tre Anashim, che in ebraico significa tre individui maschi. Li vede arrivare, capisce subito che appartengono a quella genia là, a quel gruppo là, anche se questi arrivano camminando. Tra l'altro, nel libro dei Giudici si parla di un incontro, poi se abbiamo tempo vi racconto dei Malachim e del perché erano un pericolo per le ragazze giovani con i capelli lunghi. Ricordatemelo voi se non ve lo ricordo io, ma mi viene in mente adesso mentre pensavo ai Malachim. Allora, vede arrivare tre di questi qui, capisce subito che appartengono al gruppo dei comandanti e dice fermatevi prima di proseguire, ristoratevi, lasciate che vi prepari da mangiare, da bere, lavatevi, ripulitevi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tre uomini, tre individui maschi, Anashim è il plurale di Ish. Tra l'altro la femmina si chiama Isha, che è la desinenza femminile al nome maschile. Sarebbe come se noi dicessimo uoma, maschia. Perché Ish, Isha deriva da Ish? Perché Isha è stata fatta con lo stesso patrimonio genetico di Ish, cioè esattamente uguale a lui, salvo i due X, due cromosomi XX. Per il resto, quindi lui è un Ish, Adam è un Ish, Eva è una Isha, cioè una uoma, una Adama. Va bene. Allora, nel Genesi 18, al capitolo 13, quindi questi mangiano, bevono, si lavano, quindi sono arrivati impolverati, stanchi, puzzolenti, sudati, eccetera, 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 al versetto 13 si scopre e si dice, ma Yahweh disse, cioè Yahweh è uno dei tre. Quindi è arrivato lì, camminando, stanco, impolverato, sudato, affamato, assetato. Gli altri due partono, mentre Yahweh si ferma a parlare con Abramo e gli sta dicendo il grido contro Sodoma e Gomorra è troppo grande e la loro colpa è molto grave. Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunta la voce fino a me. Lo voglio sapere. Dio. Ma Dio ha bisogno di scendere per sapere se questi qui hanno commesso del male contro di lui? E se voi leggete Deuteronomio 29, cioè sapete che Sodoma e Gomorra sono state distrutte perché erano dei sodomiti, no? E vabbè, siccome erano dei sodomiti hanno distrutto anche i bambini perché tanto sarebbero diventati sodomiti anche loro. No, se voi leggete Deuteronomio 29 trovate scritto che sono state distrutte perché stavano cambiando alleanza militare. Non accettavano più il patto con loro e stavano passando dall'altra parte. È scritto nella Bibbia, Deuteronomio 29. Quindi la sodomia non c'entra un tubo. Anche perché la Bibbia è uno dei libri più immorali, quindi l'ultimo problema poteva essere quello lì. Cioè, voglio dire, Abramo prostituisce due volte sua moglie, insomma, quindi... Sempre che sia esistito. Allora, comunque, Dio dice, no, voglio verificare, no, perché se... quindi sono venuto a verificare. Gli altri due partono e vanno a Sodoma. E gli altri due, nel momento in cui partono, due Anashim, cioè due individui maschi, vengono chiamati Malachim, cioè vanno a svolgere la loro funzione di portaordini. E vanno a Sodoma per avvertire Lot, nipote di Abramo, e dirgli, vieni via con la tua famiglia, perché noi domani arriviamo qui e azzeriamo tutto. Questi due, tra l'altro, rischiano, quando arrivano a Sodoma, rischiano di essere aggrediti da abitanti di Sodoma che li hanno riconosciuti, hanno riconosciuto la loro appartenenza ad un'alleanza militare e li vogliono linciare. La cosa interessante, qua uno si dice, sì, li volevano sodomizzare. È possibile, e vi spiego perché. Yahweh diceva che il segno di appartenenza alla sua alleanza era la circoncisione.
Ora, la circoncisione è, lo dice lui espressamente, il segno distintivo dell'appartenenza alla sua alleanza era la circoncisione. La circoncisione è un segno che è nascosto, perché è sotto la tunica, ma è verificabile in qualsiasi momento. Yahweh, quando è lì che parla con Abramo e Abramo gli dice, ma senti un po', ma se in Sodoma si trovano 50 giusti, riusciamo a salvarla? Se si trovano 30 giusti, riusciamo a salvarla? Giusti vuol dire gente che sta con noi. E fanno una specie di trattativa. Ora, siccome Dio, se ci sono dei giusti, li conosce, no? Perché Dio conosce l'animo dell'uomo, quindi. Allora, com'è che si contavano i giusti? Sulla tunica? Fammi vedere se sei dei nostri oppure no. E siccome questi due malachim sono andati lì per verificare anche se c'erano dei giusti, questi altri devono avergli detto, me l'immagino, questo me l'immagino, non è scritto nella Bibbia, bisogna essere onesti, che gli abbiano detto, volete vedere? Sì, venite qui che ve lo facciamo vedere noi. E rischiano di essere ammazzati, gli angeli, anche qui. Così come io non parlo di Dio, io non parlo dei mondi spirituali, quindi non dico non esistono gli angeli. Gli angeli esistono? Esistono, benissimo, non ho niente da dire. Non sono i malachim biblici, punto. Dopodiché, di lì in su, chi si occupa degli angeli sa tutto degli angeli. Io non so niente. Io parlo dei malachim biblici. Allora, questi qui rischiano di essere aggrediti. Lot cerca di fermare gli altri e dice, guardate, io ho due figlie vergini. Lasciate stare questi qui, prendetevi le mie figlie, ma questi qui non toccateli. Questi si rifugiano in casa, e sentite che bello, versetto 10. Allora dall'interno quegli Anashim, cioè i due sono tornati a essere Anashim, individui maschi, sporsero, plurale, la mano, Lot era sulla porta, si trassero in casa Lot e chiusero il battente. Quindi gli angeli fanno questo gesto qui, sembra scritto da uno sceneggiatore di un film, no? Cioè quelli fuori che cercano di entrare, Lot che cerca di fermarli, loro aprono la porta, pigliano Lot, lo tirano dentro e chiudono la porta. Poi per scappare cosa fanno? Producono una grande luce che acceca quelli che sono lì fuori e riescono a mettersi in salvo. Fatto sta che il giorno dopo arriva dal cielo una pioggia di fuoco che azzera Sodoma e Gomorra più altre tre città. La Bibbia le nomina tutte, sono cinque, noi poi conosciamo Sodoma e Gomorra. E questa storia qui, però, questi sono gli studi che mi sono stati consegnati direttamente dal professor Roberto Boncristiano, che da anni conduce studi su questo, è raccontata nell'epopea assiro-babilonese di Erra Nergal. Erra Nergal è il nome, appunto, diciamo mesopotamico, quindi sumero, accadico, eccetera, di uno di quelli lì, che decide di intervenire su Sodoma e Gomorra e le cinque città perché, dice l'epopea di Erra Nergal, Nabu, che è un altro nome di uno di quelli lì, e Nabu è il nome, la parte iniziale del nome di Nebuchadnezzar, cioè Nabucodonosor, cioè quel re si riferiva a Nabu. Allora Nabu stava convertendo quelle città, cioè le stava facendo passare da una alleanza militare ad un'altra. E allora Erra Nergal decide di intervenire, ma questa volta decidono di intervenire pesantissimamente. E allora per poterlo fare riuniscono il consiglio degli Annunaki, presieduto da uno dei due figli del grande capo dell'impero Annunaki, perché devo chiedergli il permesso di usare le loro armi speciali, perché non le potevano usare senza il permesso. E sono armi che sono descritte così, uccidono sia quelli che stanno sopra che quelli che stanno sotto. Sono armi che azzerano tutto, annientano tutto, annientano ogni forma vivente.
E la battaglia non riguarda soltanto Sodoma e Gomorra, ma riguarda anche tutto il territorio del Sinai, dove c'era un centro di comando messo nel monte Mashu. E nella tavoletta K5001 delle edizioni Oxford, quindi non nelle traduzioni degli alternativi, ma in quelle ufficiali, c'è scritto che in questa battaglia un altro di loro, sono sempre gli Elohim, che si chiama Ninurta, arriva sul monte Mashu e liberò la prima arma del terrore. Recise con un lampo la cima del monte Mashu. In un solo istante fuse le viscere del monte. Liberò la seconda arma sopra il campo dei carri celesti. Con la brillantezza di 7 soli, le rocce della pianura vennero tramutate in ferita stillante. La terra tremò, andò in frantumi. I cieli, dopo la brillantezza, si oscurarono. Di pietre bruciate e frantumate era ricoperta la pianura dei carri celesti. Di tutte le foreste che avevano circondato la pianura, solo il fusto degli alberi era rimasto in piedi. Siamo nel, e qui c'è la datazione precisa per tutta una serie di studi geologici, nel 2024 avanti Cristo. 2024. Ne avevano di fantasia quelli che hanno scritto questa roba qui, eh? Ma non è mica finita, sentite. Arrivando a Sodoma e Gomorra, Nergal, che faceva parte della stessa alleanza militare di Ninurta, Nergal desiderò emulare Ninurta. Seguendo la strada dei re, volò fino alla valle verdeggiante delle cinque città, che sono la Pentapoli biblica. Nella valle verdeggiante, dove Nabu stava convertendo la gente, Nergal progettava di schiacciarlo come un uccello in gabbia. Sulle cinque città, l'una dopo l'altra, Erra inviò dai cieli un'arma del terrore. Distrusse le cinque città della valle, le città si tramutarono in desolazione, furono sconvolte dal fuoco e dallo zolfo e tutto ciò che in esse aveva vita si trasformò in vapore. 4.000 anni fa. Ma non è mica finita. Succede una cosa che neppure loro avevano previsto. Loro avevano le loro città, i loro centri di comando in Mesopotamia, e qui siamo nella zona del Mar Morto. E nel lamento sulla città di Uruk c'è scritto: i grandi dei, cioè i grandi Anunna, impallidirono di fronte alla immensità di ciò che era stato prodotto dall'arma. Che il vento del male sarebbe seguito ai bagliori non lo sapevamo. Che la tempesta portatrice di morte nata in Occidente, cioè Mar Morto, si sarebbe diretta verso Oriente, chi avrebbe potuto predirlo? Cioè quegli stessi che hanno autorizzato l'utilizzo di quelle armi, siccome loro stavano in Mesopotamia, non avevano previsto che i venti avrebbero portato il vento del male dal Mar Morto fino in Mesopotamia. Che la tempesta portatrice di morte nata in Occidente si sarebbe diretta verso Oriente, chi avrebbe potuto predirlo? Questa tempesta di morte arriva anche nella città di Nippur, che era la sede di comando di Enlil. Nei boschi tutte le creature viventi perirono. Sulle sponde del Tigri e dell'Eufrate crescevano solo piante malate. Sto sempre leggendo le traduzioni ufficiali. Nelle paludi nascevano canne con la punta malata, che puzzavano di putridume. Orti e giardini non facevano più frutti. Questa qui era la lamentazione su Ur, lamentazione sulla distruzione di Sumer. Come sono desolate le città. Gli abitanti ammucchiati come cadaveri, annientati dal vento del male, del suo popolo dalla testa nera, Sumer è ormai svuotata, è svanita ogni forma di vita. Coloro che nelle loro case si erano nascosti dietro porte chiuse, come mosche furono abbattuti. Lamentazione per la distruzione di Ur.
La morte raggiunge le persone, ma nessuno riesce a vederla. Tosse e muco riempiono il petto. Le bocche rigurgitano di saliva e schiuma. Li assaliva un senso di stordimento, una maledizione maligna, mal di testa. Poi la vita abbandonava il corpo. La gente non riusciva più a respirare, il vento del male li soffocava, la bocca si allagava di sangue, la testa sguazzava nel sangue, mentre il vento del male rendeva pallido il volto. 2000 avanti Cristo. Cioè 4000 anni fa avevano la fantasia di inventarsi queste cose qui. Sapete cosa dice la Bibbia del territorio di Sodoma e Gomorra? Nel libro di Sofonia, siamo a 1200 anni dopo l'evento, c'è scritto che il territorio di Sodoma e Gomorra è terra di cardi e desolazione. Nel libro della Sapienza, scritto 2000 anni dopo l'evento, c'è scritto che nella valle di Sodoma e Gomorra gli alberi da frutto portano frutti vuoti che non giungono a maturazione. 2000 anni dopo l'evento. C'è scritto nella Bibbia, che corrisponde esattamente a ciò che c'è scritto in questi testi sumero-accadici, assiri e sumero-accadici. Ma come potevano inventarsi una roba del genere? Il sangue, la bocca, il vento del male che uccide senza che uno lo veda. Quelli che hanno usato le armi che dicono noi non abbiamo previsto che il vento del male sarebbe arrivato fin qui. E scappano, cioè gli dèi scappano per non morire. Cioè, più chiari di così non si può essere. Cioè, o dobbiamo dare il premio Nobel all'infinito a questi qui per la capacità narrativa creativa, ma veramente, veramente, o altrimenti dobbiamo far finta che sia vero. Perché questa roba qui contemporaneamente succedeva nella valle dell'Indo-Sarasvati a Mohenjo-Daro e Harappa. Siamo esattamente negli stessi anni e anche lì hanno usato armi, quelle che in sanscrito si chiamano Tejas Astras, cioè armi ad energia, che producono fonte di calore fino a 2000, producevano fonti di calore fino a 2000 gradi applicate per 3-4 secondi, che producono, come sono stati trovati, la calcinazione degli scheletri, cioè tutta la componente minerale degli scheletri evapora. Ci sono gli scheletri ad Harappa e Mohenjo-Daro, ci sono le pietre vetrificate da 2000 gradi. Nessun incendio al mondo produce quelle temperature. Lo ripeto, nessun incendio al mondo produce quelle temperature. La vetrificazione è prodotta da temperature di 1800-2000 gradi applicate per 3-4 secondi. Allora quelli lì combattevano tra di loro usando le loro armi. Poi si sono fatti furbi, vista l'esperienza, e da quel momento in avanti hanno fatto combattere i loro sottoposti con le armi convenzionali che noi conosciamo, perché era molto meno rischioso per loro, perché hanno avuto paura di morire. Questo ci raccontano i testi antichi.